Buonasera a tutti, è serata di gara qui su SimRacingWorld.it. Siamo circondati dalla neve e siamo in Austria. Il circuito è quello del Red Bull Ring e il round è il terzo del campionato GP2 Series 2014 organizzato da SRV.it. In cabina di regia questa sera siamo in un po'. Ci sono io, Mauro Ragoni, c'è il nostro buon Dario Bosia. Ciao! Ospite d'eccezione, il nostro Thomas Truffo. Buonasera, buonasera. Pensavo fosse morto. Non ha risposto, pensavo di... Ma è andato. ti piacerebbe, ammettilo. No, bene. Siamo quindi al terzo appuntamento. Voi non lo sapevate, ma io lo sapevo. Siamo al terzo appuntamento di questo campionato GP2 Series 2014. E con in palio dei bellissimi premi tirati fuori grazie alla fusione della pentola della lagostina della ragazza di Fiore e niente, i nostri eroi sono qui a sfidarsi per il terzo round e per concorrere al titolo piloti e squadre. Bene, i piloti si sono già lanciati nelle qualifiche, dimmi su chi sei e... Allora, in questo momento sono su Sor Giacomo, perché Sor Giacomo, ecco, ho iconizzato la pagina sbagliata e adesso perché ho anch'io sei un Sor Giacomo, esatto, è Sor Giacomo che... insidia suo compagno di squadra di Vico, nonché vice TM dello Strato Racing. Inizierei, esatto, diciamo così, visto che adesso devono ancora stampare i loro tempucci a elencare la classifica dei piloti, che vedono in testa Morelli, Fiore secondo, non ci può deve essere un errore. Comunque. Però perché ci sono gli scarti, ok, poi Sor Giacomo. Terzo, quarto Pino, quinto Di Turi, Caverio sesto, poi ci abbiamo Prosperi Ursino, Tarzani e San Martino. Questi i primi 10, gli altri non ci voglio di leggerveli. Bravissimo. In testa al campionato a livello di squadre ci abbiamo lo Snail, Red Snail Racing Team, poi ci abbiamo lo Strato Racing, Levi Bulls Motorsport, poi Buster Racing Viper. Poi Levi Bulls Racing, che è il nuovo acquisto del... E io qua mi soffermerei un attimo. Certo, perché... sì, è vero. Dicevamo Alessandro Pino, nuovo acquisto del team Levi Bulls Motorsport, che appunto corre da solo in questo, diciamo così, team satellite. E poi che abbiamo... ha fatto vedere delle belle cose, sì, ragazzo molto veloce, un po' incostante, ma sta crescendo il ragazzo. In sesta posizione abbiamo il Buster Racing Team, poi abbiamo lo White Snail Racing Team. Intanto ho visto una macchina che si girava. Tanto Fiora ha stampato il miglior tempo 1. Ecco, 12.8, entriamo nel vivo. 12.8 è già un buon tempo, perché prima ho chiesto e mi hanno detto che un buon tempo da qualifica era sul 12, poi non so se basso o alto, ma... Tanto vediamo Sor Giacomo che sta per tagliare il traguardo. Esatto, in questa pista che è veramente una merda, ecco. Come terzo a 2 decimi, sì, ecco. E 94. Dallo flap Fiore risulta magari... ancora un po' c'è del margine. Mi sono spostato su Di Turi in quarta posizione, che al primo intertempo fa registrare 276 millesimi di ritardo. Di Turi, che ricordiamo è arrivato secondo in gara 2 la scorsa gara, appunto, su quel di Barcellona. Non mi veniva il termine aulico, no, abbiamo visto, ci sei un attimino, non mi veniva il termine tecnico. Si chiama mano, ecco. Vai. Intanto quinto posto per Di Turi, che si è migliorato di 2 decimi e mezzo, esatto, però esatto. Ne paga 6 da... Comunque voi mi avete interrotto mentre stavo elencando gli altri team e io continuo anche se non mi ascoltate. Quindi poi abbiamo in sesta posizione Buster Racing Team, in settima posizione lo White Snail Racing Team, in ottava posizione minchia, faccio sempre una fatica. Attenzione però, Sor Giacomo al secondo intertempo è in ritardo di soli 3 millesimi, che secondo me è più importante dell'ottava posizione della classifica team. Vediamo, sì, che giunge sul traguardo e strappa la pole position, 1:12.7, 188 millesimi di vantaggio nei confronti di Fiora, che va in seconda posizione. Prego, Bosia, continui. L'ottavo posto abbiamo l'RFDT Sim Racing Depp, Madonna Santa, di Fabio Terzani. Poi abbiamo l'Italian
Job Corse in nona posizione, lo Snail Racing Team con Bivac Corsino in decima posizione, poi il Pulse Motorsport e il Team Texas Driver, che schiera sono il suo Lazzarato, nonché TM. Ho finito, adesso possiamo... E adesso possiamo tornare alle cose serie, perché mancano 10 minuti alla fine delle qualifiche. Esatto. Sono su Marco Fiore, in questo momento seconda posizione. Vediamo chi fa la pole, perché nei primi due round abbiamo avuto due piloti diversi che hanno fatto la pole. Tanto Sor Giacomo, quindi non l'abbiamo detto, si è messo davanti. No, veramente io l'avevo detto. Si è perso, questa cosa. No, no, l'ha detto, no, Drago. Tu ti sei perso. Tu ti sei perso. Vabbè, dovevo farmela anch'io, non la mina. Sei proprio hai iniziato Bosia con la finta diretta, non ricordandosi a che gara eravamo. Esatto, esatto. Però io erano prove tecniche di trasmissione. Sì, ma comunque, non me lo volevo dire, ma in un secondo e due decimi sono ben 12 piloti. Sono in ben 11 piloti, quindi... E i due decimi che cosa mi significano, Busia? Volevo dire l'undicesimo pilota. Bene, cioè, bravo, quel non so che, capito? Grazie del contributo. Io volevo dire due cose. La prima era che il campionato è molto interessante, perché nella classifica vediamo che sono in ben 16 piloti in 100 punti. E tu mi dirai... Sì. Caspita, 100 punti, grazie al cavolo, ci stanno cani e porci. Eh no, no, perché 100 punti... Manche. Esatto, dobbiamo... Scusate, ma ha fatto la pole di Vico. Attenzione, io ero su di tue in questo momento, ero su di tue perché ho visto che stava girando e migliorando il suo tempo, però in realtà non ha migliorato, mentre Di Vico invece, sì, Di Vico che è tornato ai box, vediamo esatto. Fiore, intanto che al primo intertempo fa registrare... solamente 177 millesimi di ritardo, quindi rimarrei un attimino su Fiore. E appunto devo dire, uno, il fatto che abbiamo tanti piloti, c'è una situazione di equilibrio, un po' perché comunque a Barcellona ne sono successe un po' di tutti i colori, e magari per il warm up ho sentito di una partenza emozionante, tutte e due le partenze, magari sì. Dopo nel warm up ricapitoliamo poi con calma le penalità, un po' queste cose qua così. Anche perché c'è un pilota che dopo 10 anni di sim racing si ritrova a partire ultimo proprio grazie ad una penalità. La prima dopo 10 anni, quindi... Sì, penso che sia la più grave che abbiamo preso, perché addirittura, da quello che ho capito, parte dall'Hungaroring. Sì, esatto. Esatto. E deve fare un drive-thru a Barcellona, pensa. Quindi fa il giro, ho capito. Sì, fa il giro. Tanto Fiore non riesce a migliorarsi. No. Fiore, in realtà, e poi un'altra cosa che volevo dire, che però non è contestuale sul campionato, ma Paul Di Morelli 1.12.450 Pino quinto posto, si è migliorato di un decimo e mezzo, ma ne paga 5. Abbiamo visto tra l'altro che non sono ancora entrati nel server Bivacqua e Orsino, e hanno fatto registrare nella settimana di test, diciamo, i due migliori tempi. Scusa, ti interrompo, c'è Terzani a soli due decimi. Terzani allungato a 4-4 posizione. È il primo, ah no, Bivacqua, guarda che è dentro. È dentro? Dov'è? È entrato, penso, da poco in decimo, anche Orsino. Allora andiamo un attimo su Bivacqua. Bivacqua che taglia adesso con un secondo di ritardo. 1.13.4, attenzione. Mia, Fiore si è sparato un mega drift intanto. Appunto, la seconda cosa che volevo dire, e insisto perché ci tengo veramente a dirla, perché è una cosa molto bella. Dimmela. È che non è contestuale questo campionato, bensì la nuova stagione di SRV del 2014, e che ci sono tantissimi team, anche nel WTCC. Sì, La classifica team si è animata in modo allucinante. Bello. Tutto ciò è molto bello, perché abbiamo sempre sostenuto nelle nostre dirette che il team di per sé dà una forte spinta all'online racing in generale, e vedere così tanti team non può far altro che piacere. Nel frattempo anche nomi nuovi che si stanno facendo ben vedere, cioè non i soliti, esatto. Ecco, col fatto che Bosia finalmente si è ritirato, ha messo il volante al chiodo. O il chiodo nel volante, insomma. O il chiodo in mezzo agli occhi, uguale. Sempre insomma, dove capita, insomma. Dai.
è che io ogni tanto non so perché non vedo i telespettatori, le migliaia di telespettatori che ci sono. Ma immagino. Sì, devo ricaricare. Ivacco è nono, sempre ad un secondo di ritardo, però aveva fatto un errore abbastanza. Io comunque aprirei un attimo la parentesi su quanto è brutta questa pista. Mamma mia, è veramente. Diciamocelo proprio fuori dai denti, è inguardabile. È una merda impressionante. Ti dico tutto, è nel mio file merde.txt. È nella blacklist di Bosia. Quindi, sarà che sarà la nuova serie TV di Sky, blacklist, esatto, di Bosia. Guarda, merde.txt, Monza, Manicur, Le Mans, Dubai. Attenzione, Creek. Fiora al primo intertempo sotto di 3 millesimi. Sì, e andiamo a vedere Fiora. Allora, dopo finirò di leggere il mio file. Vediamo Fiora ogni come volta affronta. Devi leggere la tua blacklist. Bosia. Perché mi piace, rimembrare. Guarda come esce da qua. Buono Fiore. Vediamo se interpreta anche correttamente questa doppia curva sinistra. Strano che non sta sbagliando. Stranissimo, veramente. Esce bene. Corda, esce bene. Fa tutto bene, Fiore. Fa tutto bene. Un po' strettino qua e non l'ha lasciato correre. Infatti, non l'ha lasciata sfidare. Vediamo un po'. Come entra, vediamo se arriva al limite. Un po' impiccatello qui all'ultima ocio. Può far bene. Vediamo come. Se si migliora. No, una mazza proprio. Non si è migliorato per niente. Cioè, di pochissimi millesimi, ma non si è migliorato. Comunque, anche persone estranee dal mondo del sim racing che ci seguono per la prima volta affermano che la pista non è niente di particolare. E questo è tutto detto. Ma sì, dai, cioè, veramente. Guarda che è una roba briosa. Attenzione, che pista qua. Pino. Primo intertempo ritardo di soli 84 millesimi. Vediamo un po' se Pino riesce a migliorarsi, anche perché penso che ne abbia il potenziale. Mazza che giro che ha fatto Tivico. 29, attenzione, 29 millesimi di ritardo solamente Pino. Secondo me, sai cosa, questa curva, l'ultima curva fa tantissimo. Vediamo, ha migliorato 4. Di 2 decimi. Però ci sono ancora quei 2 decimi che ballen. Adesso sono sempre 11 piloti in un secondo. Ma come livellato. C'è Ursino che è di nuovo sotto al primo intermedio. Ma Ursino un po'. Morelli non l'ha girato benissimo, mi sa, il primo intermedio, perché molti piloti si sono Ursino, Ursino ha rischiato di tamponare. Peccato, perché si stava migliorando. Sì, vero, peccato, sì. Molto peccato, quasi un peccatissimo. Ursino rischia di non entrare nella top 10 e quindi non andare a fare la Super Pole. Esatto, intanto Lezzo fa. Poi è Lezzo che corre, non è Lazzarato. Per il Texas Racing Stems. Vediamo c'è un pochettino. San Martino che è molto molto vicino a Morelli. Che sberla che ha preso Ursino. San Martino è molto vicino a Morelli. Vediamo al secondo intermedio che cosa dice. San Martino dice un decimo solo. San Martino che per 42 millesimi non ha la pole. Porca miseria. Mamma mia. E tra l'altro aveva girato molto più veloce di Morelli al secondo intermedio. 96 millesimi. 54 millesimi in più del suo best. E comunque Morelli, visto che gli distacchi sono così risicati, si parla di centesimi, forse sai che il suo super radiatore chiuso durante le qualifiche, allora a sto punto in questo circuito ha fatto la differenza. Attenzione, c'è Pino che si sta lanciando adesso, però ha traffico davanti. Io sono invece su Ursino, perché Ursino è dodicesimo, avrà nel prossimo giro l'ultima possibilità per entrare nella top 10. E sarebbe clamoroso, Ursino fuori dalla Super Pole. Ma mi sembra che debba partire ultimo comunque. Ursino deve partire ultimo. Forse. Poi dopo ricapitoliamo. Non siamo aggiornati, non siamo preparati. Mi sto preparando, Bivacqua, intanto dov'è? È nono. Per il rotto della cuffia è dentro. Poi c'è Prosperi e Castagna che sono divisi da ben... Ammazza, 23... Attenzione, Terzani scalza Prosperi dalla top 10. Bivacqua è proprio a rischiassimo.
Eh sì, è perché se Ursino dovesse arrivare decimo... Bivacqua ha un lag che fa quasi... Capito, no? Bivacqua non aveva avuto già, se non ricordo male, qualche problema di linea nella prima gara quando voi non c'eravate. Bivacqua? Mi pare di sì, però se magari ricordo male. Attenzione, infatti Bivacqua è saltato. Sa. No, sta ancora girando. Ce l'ho io qua a monitor. Perché dal live non vedo, non lo vedo più nella classifica. Intanto stavo guardando le penalità dopo Barcellona e c'è una partenza dal box per Di Vico. Ah sì, è vero. Poi abbiamo una partenza dei box per Favro. Un ossino. Anzi, Bivacqua vola, attenzione ragazzi, 1-11-8. Una partenza dal fondo per gara 1, come abbiamo già detto, per Taddilini, che in più deve scontare un drive thru nei primi tre giri. Esatto, ragazzi, ha fatto veramente un disastro. Poi abbiamo anche Ursino che parte dal fondo. Intanto ragazzi, si va in super pole. Scusa, in super? In super pole. Anche Pino parte dal fondo, ragazzi. Anche allora. Pino, infatti gara 1 sarà decisamente interessante. Molto, decisamente molto. Andrei su Sor Giacomo, che è il più avanti di tutti. Ok, me lo sono guardato proprio apposta per vedere che è l'unico uscito dai box, perché io l'ho preso. No, che sta uscendo, no, sta uscendo anche, non mi ricordo più chi. Ti è piaciuta questa? Debusia quando mi prendi in giro. Ti rendi conto in giro? Ti rendi conto che io domani mi devo svegliare alle 4:15? Passa l'autista alle 5 e alle 6 e mezza ho l'aereo. Porca troia. Tu pensa, Busseri, quando io prendo l'aereo alle 6 e mezza non ho l'autista che mi porta in aeroporto. Ah no? Dove vai, Busseri? Dove vai? In Germania. A fare? Devo andare a vedere Durob per lavoro. E poi dopo ti fermi a girare al Red Bull Ring? No, sì, 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 molto volentieri, sì. Scommetto che se ti dicessero dire se ti fermi qui a girare una giornata intera ti facciamo girare su una Maserati, tu però lo faresti. Ma minchia se lo farei, anche che sei scemo, ma ha voglia. Allora sì. Non disprezzare ciò che compreresti, Busia. No, allora, cioè, se devo scegliere... Scusate, no. Mentre Busia dice cazzate, Sor Giacomo si sta... Infatti io sono su Sor Giacomo. Ecco, sei sempre in ritardo lui, sempre in ritardo. Io sono già su, ero già su Sor Giacomo dopo che me l'aveva detto Busia. A inizio giro. Ah, vedi, Di Vico e Pino ai box, Castagne e Ciacci convocati per la pole, perché appunto ci sono le penalità varie, te capi? Quindi sono state applicate subito. Intanto Sor Giacomo. Sor Giacomo fa una cazzatona paura e sicuramente spartirà decimo. Quindi io... questo è brutto, è brutto il bello della Super Pole. Intanto andrei su Morelli che ha vinto la gara del... No, Morelli, stavo scherzando. Sono Morelli su... box. Andiamo su Dituri, dai, Dituri che ha fatto un ottimo... Dituri, dai, che ha fatto un'ottima gara l'altra volta. Vediamo come fa Dituri questo primo tornante che a Sor Giacomo non è venuto. No, decisamente no. Non proprio, dai. L'ha fatto piroettando. Sì, ho fatto un po' cacare, sì. Vabbè, capita quando si tira forte così, c'è l'errore dietro l'angolo. Onore e merito a lui che comunque stava tirando e non si stava risparmiando, cosa che invece tanti piloti, me compreso in Super Bowl, si cacano sotto. Di tua grandissima uscita. Ah, pulito, sta guidando bene. Ma dove l'avrà trovato questo Dituri, il Buster? Senti, dove l'avrà trovato? Dove l'avrà trovato? Intanto l'ha trovato. E sotto Tarzani dici quasi 6 decimi. Urca non ha fatto bene. No. Cazzo. E anche lui la paga. Anche lui la paga. No, quindi... perché non gira? Perché non ha tagliato il traguardo? Perché è uscito largo, quindi probabilmente aveva paura della sanzione. Vabbè, ma se molli, ha mollato da paura. Anche Fiore lungherrimo, 3 decimi sopra Bivacqua e primo intermedio. Bivacqua 1:12.2 nel frattempo. Sì, Bivacqua ha fatto un girone. Si era nascosto nella pole. No, nella pole si è nascosto. Se l'aveste seguito, aveva fatto il miglior tempo, 1:11.8. Sì.
Allora mi ero perso anche quello, oggi mi perdo un sacco di cose. Vedi cosa succede a star vicino a Busia? ma è sempre, detto che si viene sempre contagiati in peggio. Mai. Sì, infatti. Cioè niente, Fiore proprio non la fa correre la macchina lì, e noi gli piace uscire un po'. Ma in effetti lì non è che ci sia bisogno, in teoria, perché non è che sei già in accelerazione. In teoria non è che ne hai bisogno a livello proprio di prestazione. Vediamo. Terzo. Chi sta un secondo e terzo? Morelli sta chiudendo il giro. Morelli interessante. Ha vinto gara 2. Prosperi ha mollato anche lui. Vediamo Morelli. Morelli sta chiudendo il giro, sta iniziando il giro. Parte adesso. Attenzione, perché tra 40 secondi finisce la Vabbè, tanto ha tagliato il traguardo, quindi R-Factor gli fa questo favore di fargli finire il giro. Come siamo in qualifica, non in practice 2. La fa finire il giro, sì, sicuro. Però bisogna proprio dirgli tutto, Bosia. È anni che corre. Ma era perché di essere un gran pilotone. Ma perché Bosia è concentrato sul pistone, a lui questi tecnicismi non gliene fregano. Ma che cazzo, Bosia è il classico commentatore che dà gas. Ah, che bello dare gas, mamma mia. Tanto Morelli in ritardo di 3 decimi su bivacqua. Però io continuo ad ammirare questa splendida pista che ha 5 curve. Madonna, quanto fa schifo. Però l'ha comprata lì il patrono della Red Bull e la vuole allungare. Appunto, l'ha comprata per cambiarla. Sì, no, ma sai cosa vorrebbe fare? Vuole allungare la prima parte. Praticamente, prima della seconda tornata. Attenzione. Secondo posto. 1:17. Divico non ha partecipato, Pino neanche, Castagna poteva farla pole e Ciacci pure, però hanno preferito non girare, anzi Ciacci è proprio uscito, dov'è? Non c'è, dov'è Ciacci? Niente, quindi super pole a bivacqua, esatto. Con Morelli che partirà di fianco a lui, San Martino terzo, Fiore quarto, Prosperi e Ciacci quinto, Ciacci, eccolo. E in quarta fila Terzani e Sorciacco. Nel momento che inizia il warm up, allora io vi chiederei a voi due di interloquire con i telespettatori, che io voglio provare a fare una cosa. Come possiamo fare? Come possiamo così? Ricapitola penalità e tutto. Sì. Voglio provare a fare una cosa. Va bene. Hai capito le penalità? Le penalità, sono pronto, sono carico. Allora, abbiamo partenza dai box per Di Vico. Poi niente di rilevante. Partenza dai box per Fabbro. Ecco. Molto rilevante, povero. Veramente, parte davvero dall'Ungaro Ring. Taddeolini, il nostro caro Taddeolini, ha già portato la macchina alla prossima gara perché deve partire dal fondo e scontare un drive-thru nei primi 3 giri. Vai sulle macchine, Drago. Terzani, vai sulle macchine, magari Terzani. Aspetta, che adesso voglio fare una cosa. E poi abbiamo una partenza dal fondo per Ursino. È una partenza dal fondo per Pino. Ragazzi, fondamentalmente qui la qualifica potevano farla in 3. Diciamo che sono stati un po' birbi. 2 minuti, arrivo subito. Ecco, allora, Bosia che ci lascia. Ha già capito che non fa per lui. Quindi mentre Bosia ci lascia, tu cosa fai? Raccontaci. Io volevo fare una cosa carina. Praticamente sono andato a prendermi il replay del giro della Super Pole Sor Giacomo e volevo utilizzarlo per fare qualcosa di carino raccontando un po' la pista, perché anche se tutti la conosciamo, però secondo me può essere interessante provare a vedere dall'onboard quelli che sono comunque i punti delicati nei quali i nostri pilotoni di questa sera si dovranno trovare ad affrontare le peggiori difficoltà.
Quindi iniziamo subito con questa bella frenatona in salita, in questa curva 1, in questa bellissima curva 90 gradi, dove bisogna stare attenti a non tagliare troppo, perché come vedete il guardrail è proprio lì che vi aspetta, pronto a falcidiare i vostri pneumatici, ma al contempo che secondo anche, me anche a non è uscire fin più pericoloso, è fin più pericoloso l'uscita. È fin più pericolosa l'uscita, perché come potete vedere, qui all'esterno basta andare un attimino troppo sul cordolo e c'è quell'infimo salterello che vi manda contro il guardrail che vedete lì sulla sinistra, no? E che rischia di farvi rovinare la gara subito alla prima curva. Nel frattempo si prosegue fino al secondo intertempo, in quello che è il secondo rettilineo della pista, di per sé. Frenata quasi ai 100 metri, vedete la riga del primo intertempo, un bellissimo tornantone dove al suo interno vedete che presenta un altro di quei bellissimi salterelli, quindi il margine per passare non è comunque moltissimo. No, e secondo me però sarà un punto in cui vedremo diversi attacchi. Assolutamente, assolutamente. Perché si arriverà da un lungo dove la scia farà il suo lavoro. Esatto, esatto, esatto. Poi comunque queste auto hanno, cioè, se hanno indovinato l'assetto, comunque c'è la possibilità che molti abbiano le ali molto scariche e quindi arrivare qui se ne vedranno delle belle, anche perché poi tra l'altro ci sono delle vie di fuga, quindi quando ci sono delle vie di fuga le persone si sentono autorizzate a tirare più non posso. E anche in uscita dalla seconda curva vedete il nostro mitico panettoncino, che ha questo brutto vizio di far saltare per aria le mani. Esatto, la frenata della terza curva non dico che è simile come quella della seconda, ma poco ci manca, perché comunque è in discesa, non è in salita. È cattiva, la frenata della terza è, io ho sempre fatto fatica, è cattivissima, ti butta fuori, non ti fa prendere la corda. Esatto, esatto, perché ci sono questi saltelli in fase di frenata quando si passa sotto il cartellone della Vodafone che ti fa perdere quei 10, quei 5 metri che dicevi tu, che non ti fanno prendere la corda interna. Infatti come vedi anche Sor Giacomo arriva leggermente lungo nella frenata, non riesce a chiuderla. Tra l'altro anche qui se la chiudi troppo, insomma, non si può tagliare per niente in questa pista. E Sor Giacomo si era girato, cazzo, vedi? Ho fatto tutta questa cosa per nulla. Non abbiamo qualche altro pilota. Stavo guardando, adesso vabbè, un replay per capire giusto un po' di cosa stavamo parlando, perché il giro non lo vedo. Però sì, allora, l'ingresso della terza è faticoso, perché devi riuscire a non farti buttare fuori. Comunque una curva che tende a buttare fuori in uscita. Ed è poi si trasforma in una lunga, dove è molto, molto importante riuscire a far correre la macchina per arrivare forti poi alla staccata della quarta, che quando ci sei dimmelo, che così la descriviamo. Eccoci qua. Sono quasi. Nel frattempo tienimi d'occhio che non si stia. No, c'è ancora tempo, vai tranquillo. Ma tu immagini che c'era mia moglie, porca puttana, ma siamo in diretta? Sì. E io sono qua con voi. Sì, io porco, guarda. Allora, eccoci qua, l'uscita della terza. L'uscita della terza. E adesso Bosia sicuramente potrà descriverci anche lui, dare la sua opinione. E qua c'è la doppia curva verso sinistra, che è quella dove un po' si fa il tempo. Quella 1 ring, forse perché è anche l'unico punto un po' di interesse l'intera curva. E cos'è che volevi dire, Thomas? Che sì, che poi c'è questo punto del quarto, dove secondo me l'ingresso della quarta a seguire sulla quinta e sesta è il pezzo più bello, perché è l'unico pezzo un po' guidato veramente. Ed è anche passa al secondo sì, è quello dove devi riuscire a essere molto bravo a far correre la macchina. Esatto, perché poi l'uscita comunque ti dà la possibilità di premere a fondo la macchina prima di arrivare alla penultima frenata, che è una curva, tra l'altro anche questa qua insidiosa in discesa, della quale puoi chiudere dove freni ai 50, dove devi cercare comunque di prendere più metri possibili. Non è facile perché arrivi da esatto. Più che altro l'inserimento non è facile perché arrivi da un cambio di pendenza, quindi hai
la macchina che si scarica un po' e buttarla dentro, ci vuole del pelo per buttarla dentro. Esatto, cioè, e poi ci parla, vero Brusia? Comunque qua il tempo lo fai al terzo intertempo, all'ultimo settore. Infatti, perché poi c'è l'ultima curva. Che è una merda proprio, cioè qua il tempo lì, lo fai lì. Dove devi entrare stretto, molto stretto, e proprio fino a baciare quelle che sono le barriere che si trovano all'interno sulla destra, e poi al contempo cercare di non uscire troppo largo per evitare di prendere i mitici cerchietti. Palettoncini. Esatto. Ma poi il problema è che non è per niente piatta come pista, è molto sconnessa. Proprio nell'ultimo intertempo queste due curve stupide che ci sono, la prima è bella, la penultima curva è abbastanza bella, molto tecnica, però l'ultima curva tra sconnessioni e cose varie è veramente una roba allucinata, ragazzi, cioè, lì fa il tempo. Io mi ricordo quando abbiamo fatto il DTM con Dino, mi recuperava tutto il vantaggio del primo e secondo settore, mi recuperava tutto il vantaggio lì, Dino che era bravissimo a fare quel pezzo lì. Sì, Dino mi ricordo lo interpretava veramente bene. Lui da paura, lui con le due curve lì era una roba allucinante. E comunque, allora, se, ma, dico, scusate, c'è, se fate partire il filmato warm up, però c'è la musica e non si sente una mazza di quello che diciamo. O sbaglio? Pista. No, non sbagli, sbagli Bosia. Ma non c'era la musica una volta? No? Non lo so. Perché vabbè, comunque stavo caricando il warm up, perché tu non lo sai, ma io e Thomas abbiamo fatto anche una lezione tecnica del tipo che abbiamo preso il buon Sor Giacomo, perché c'era dentro il replay della Sim Race TV, c'era la possibilità comunque di sfruttare questi replay per fare un giro di pista interessante e spiegare ai nostri migliaia di telespettatori quelli che sono i punti critici del tracciato. Ah, intanto una notizia, la mia guppina nell'acquario, appunto nel trombo acquario dove faccio prolificare i miei pesci, ha partorito 14 bellissimi avannotti, è andato bene, il parto è perfetto. Beh, allora, complimenti, è una, siamo tutti è una notizia che ci tenevo, molto tecnica. Grazie, no, grazie per averla condivisa con noi, adesso puoi anche andare a rinchiuderti di nuovo nello sgabuzzino. Proprio esatto, tra l'altro è... Ma c'era mia moglie che si stava mettendo il pigiama e sono qua con voi, ma porca mignotta, oh, ma porca... Senza offesa Bosia, ma questo conferma solo la teoria che sei in pirla. Sì. E mi non sa ho che... capito, non ho capito. Mi sa che Thomas ha ragione. Insomma, c'era mia moglie che stava preparando per la notte, giustamente, ha messo la bimba a dormire, va a vedersi il suo bel filmietto di qua e di là. E ovviamente Bosia dov'è davanti a un monitor a ma guardare 24 deficienti che girano intorno. Ma zio, basta. guarda Bosia, che anche se fai con calma, fai in tempo ad arrivare prima di gara 1, eh. Abbondante, io subito. Aspetta, 6 minuti. ce ne stanno quasi 4. Hai il fisico per reggerne 4, Bosia? Sì. 4-6 minuti. Hai trovato il setup giusto? Sì, ho trovato il setup giusto. Tutto gara sprint per te. Sì, è un setup molto aggressivo, molto rigido. È molto turgido. Tutti lo sanno che Bosia dà il meglio di sé sulla breve distanza. Sì. Sulla... No, invece sono un Endurance. No, invece a me piacciono le Endurance, è quello fatto. È che vado in R-Factor perché nella realtà te le sogni. No, sai cos'è? Mi vado in controtendenza. Sono un po' un bastian contrari, ecco. Va bene. Nel frattempo magari commentiamo il warm up, cioè se piuttosto che sentire queste cose. Beh, facciamo, ma noi magari due minuti le dirette, di pausa, no, le dirette SRV sono goliardiche, cioè capisci, è così. Le mie dirette sono così. Ah no, occhio raga, io dovevo finire il mio file perde.txt. Dicevo, è vero, Monza, ecco cazzo, Monza, Magny-Cours, Le Mans, Dubai, Eastern Creek. Ma come, scusa se ti interrompo sì, subito però sì, perché come fai a odiare una pista come Monza che permette i sorpassi all style? Spiegamelo. A me non piace. Poi continuo con le ultime 4. Con le ultime 4, le prime 5 erano queste. Le ultime 4 sono Porrichard, Franciacorta, A1 Ring, Macao e Po. E io ne aggiungerei un'altra nuova su cui lui non ha ancora corso, ma che Termas Rio Hondo. Non l'ha detto. Hondo, no, ragazzi, Termas Rio Hondo. No, è veramente penoso. No. Allora, non c'è neanche Norris Ring.
perché comunque ha il suo fascino. Fa cacare. Perché ci ha vinto, perché ci ha vinto. No, quindi... no, che cazzo c'entra? Cioè, non c'entra niente. Ho vinto anche a manicuro, ho vinto anche a Monza. Guarda, guarda che ce l'ego, ecco. Ma no! Si è giunto no, con noi in cabina di commento l'ego di Bosia. Ma che pirla, sì, per chi non lo conoscesse, l'ego di Bosia è il vero Bosia della situazione. Ma è no, quello che non ti butta in faccia i tuoi risultati. Se lo leggo di così è... capito, no? No. Comunque, ego, dicevamo. ego, no, scusa, vorrei parlare un attimo con l'ego. Quali è sono andato le un attimo a dell'ego? Cagare. Le piste preferite dell'ego? Ha detto che è andato a cagare, no, in realtà lui non è pirla come te e sta facendo il suo dovere. Ah, bastardo. Allora, le piste attenzione, preferite... Attenzione, bivacco a retrocesso di 10 posizioni. Attenzione, adesso si fa interessante. Attenzione, ragazzi. Allora, serve bivacqua, Z e Lezzo, retrocessi di 10 posizioni. Sicuramente per tagli a larghi in qualifica. Infatti, Di Vico e Favro devono partire dai box. Quindi dovranno aspettare che tutti i piloti facciano il primo intertempo, se no chiappano lo squalifica. E Taddeolini, Ursino e Pino partiranno ultimi. Ok? Comunque, bivacqua quindi praticamente sembra aver fatto un largo alla penultima. Cioè, praticamente. Chi si è qualificato dodicesimo parte in prima fila. Sì, esatto, praticamente quindicesimo praticamente si gioca la vittoria. Come al solito succede sempre sì, la c'è sempre cosa. Gente che dice ma come ho tagliato. Io davvero non siete è vero. Pazzi, poi no, riguardo no, replay. Bosia, basta perché poi ci prendiamo i punti penalità. Mica, sono l'unico uomo ad essersi preso dei punti di penalità soltanto con una telecronaca, ragazzi, non si può. Abbiamo anche questo record. Intanto in chat affermano una cosa veramente violentissima che mi turba l'animo. Macao è bellissima. Un LOX 10. Mica sembra un codice postale, cazzo. LOX 10298 dice che Macao è bellissima, ragazzi. Posso essere sconvolto? Sì, sono sconvolto. Secondo me Macao, sai cos'è? È una pista bella. Per girarci da solo, ma se devi girarci con qualcun altro c'è sempre il cretino che ha quel tornantino, ci prova e fa schiantare 4-5 macchine. La vedo bene per il nostro campionato WTCC Macao. Sì, assolutamente. Sì. Sì. Sì, sì. Beh, dai, c'è un vantaggio, puoi uscire, non intanto, puoi uscire largo e entrare in pista a caso. Intanto salutiamo Enzo Ribattezzato che ci ha raggiunto in chat con una virgolina, con un puntino. Ma veramente era un bacio nei tuoi confronti, ma come un bacio? Già. Ma è la virgolina così un bacio? Io lo vedo come un asterisco, però non so, magari c'è un cazzo. È l'asterisco un bacio? E che cazzo ne so? Dario, hai dimenticato le tue piste preferite? È stupende. Sturup, minchia è vero, grande Stefano. Minchia Sturup, salutiamo la Stefano, odio. Ciao Stefano. Salutiamo Stefano, Corna King, grande ciao, pilota Stefano. RDR ormai. Sturup, sì, no, è vero, è un'altra pista. Ma sai cos'è? Che del campionato STCC alla fine facevano cacare perché sono un po' tutti cartodromi. Però erano tecniche, comunque piccole, strettine, era un casino girarci. Però erano tecniche, cioè dovevi guidare, cazzo. Cioè se non guidavi non andavi forte. Cioè quelle manicure, quelle con le chicane del cazzino. Queste qua dove ci sono solo tornanti a un O-ring, fa cacare, dai. A grande scopo volevo buttarti fuori. Mario Hondo non ho detto che è bella, però beh, è caratteristica. Allora una pista dove ti diverti rimane una pista di merda. No, infatti in teoria dal mio file il punto XD dovrei levarlo a Monza, perché poi alla fine a Monza ci si diverte sempre un botto, perché ti superi un botto delle volte. Assolutamente. Come l'anno scorso il BTC, tu ti sei divertito esatto. Un sacco in gara 2. Sì, un casino, sì, devo dirlo, sì, proprio per un cazzo, comunque. Infatti in teoria dovrei levarla. Cosa dici, Dragoni, cosa facciamo? Mi consigli l'ATM dei Busters? Io Monza la adoro, quindi. Però vedi che dovrei provare anche Le Mans. Allora, è un odio amore Monza, perché... Esatto, sì, non posso levarla. Beh, ci penso, poi vediamo. State sintonizzati perché Bosia potrebbe comunicare che dal suo file merde.txt potrebbe levare anche voi. Intanto dalla regia, aspettate, sì, mi comunicano che la griglia è stata ufficializzata e quindi a breve si entrerà in gara 1. Intanto, infatti vediamo che il tempo
Altra scusa, fermi tutti, altra comunicazione della regia. Mi comunicano che Bosia ha totalizzato un numero di punti penalità per idiozia tale, ecco, da retrocessione di PM. Solo tramite la ragazzi, la si sta andando in gara 1. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande. Morelli si ritrova in pole, San Martino secondo, terzo parte Fiore, quarto Prosperi, Ciacci, Terzani, Sor Giacomo, Dituri, Castagna, Caverio, i primi 10, e poi abbiamo i Bivacqua, Rosmarino, Fileri, Lo Schiavo, Heineken, Zeta, Lezzo, Pino, Ursino, Tadeolini, Di Vico e Fabro. Sono più interessanti le ultime file che le prime fra un po' in questa gara. No, scherzo, assolutamente no. Morelli, io tifo per Morelli, ragazzi, non è un mio pilota, nel senso che è un pilota che mi piace come corre, corretto, costante. Intanto parte il giro di ricognizione. Tifo per lui al bestia, ragazzi. giro di ricognizione, sì. Allora, il mio cuore va... Io chi vuoi che stia? Su San Martino, sempre su, se stai su San Martino ne chiappi tre, i primi tre più cioè, ragazzi, partenze i primi tre, dai. Intanto dalla anche tu partenza i primi tre, no? Io partenza dall'intorno alla undicesima posizione, sì. Bivacqua, io mi prendo Bivacqua. Sarebbe bello anche vedere il rimontone dei tre là dietro, dei quattro, Di Vico, Tadeolini, Ursinio e Pino, che sicuramente no, capito, no? Io sono curioso, ma perché mi è stato simpatico da subito. Io voglio vedere se il catafratto pilota dell'Evi Bulls nuovo riuscirà a rimontare. Ci sto parlando di Pino. Che catafratto? Pino, sono curioso di vedere se riuscirà a rimontare, perché è arrivato adesso il comunicato del dottor Costa, e ha detto che i piloti bene o male tutti sono in forma, qualche acciacco per i vari incidenti che hanno avuto, magari alcuni piloti qualche bolletto, l'unico che non è molto in forma è Morelli, che ha l'influenza. Ringraziamo il dottor Costa e la clinica mobile per appunto questa news. Dicono che ha l'influenza, raga, purtroppo gli hanno provato anche a quella roba lì. Intanto Prosperi entra al box, ma quindi aspetta, Bosia, velocissimo, riepiloga un attimo la partenza, rapido. Morelli, San Martino, Fiore, Prosperi, Cerchi, Terzanis. Intanto non ho capito perché Prosperi è entrato. Intanto Prosperi come mai era entrato in box? Lascia il quarto, ha perso l'ala e si sarà toccato con qualcuno. Attenzione, è più folle in allora, box, ragazzi, che in pista. Sì, esatto, infatti stavo guardando proprio quello, madonna santa. Partono. I semafori rossi. Via. Verdi, partono. Ed tutti abbastanza bene. Morelli bene. Fiore anche bene, da dietro c'è già stato un po' di casino. Quasi. C'è stato un po' di casino, intanto subito dietro San Martino che entra dentro Morelli. Attenzione dietro Fiore che si fa passare da chi? Da Sor Giacomo. Attenzione, Fiore dietro c'ha un arisma dei piloti, mo so cazzi suoi. E adesso abbiamo San Martino in testa, Morelli all'esterno, Sor Giacomo all'interno. Attenzione, prova a mettersi in mezzo Sor Giacomo. Ecco, Morelli incrocia su Sor Giacomo, si mette dietro si mette a San Martino. Siamo ragazzi. Morelli all'interno, si gioca come all'esterno, hanno davanti San Martino. Morelli pianta la staccona, e però Sor Giacomo molto bravo, meglio. Vedi che comportamento, tutti e due, il primo giro di questi due, Morelli all'interno, Sor Giacomo all'esterno, gli chiude la porta però Morelli di male lì all'interno, e fanno tutta la Madonna santa, tutta la curva Paiati, Sor Giacomo però stavolta davanti, e non chiude totalmente la traiettoria perché ha paura di Morelli all'interno, però Morelli è sempre lì attaccato. Intanto Bivacqua ha già recuperato una quantità di posizioni assurda ed è quarto. È quarto. Niente. Attenzione, che è già sulle chiappe di Morelli. Non so se è un piacere per lui o no, comunque è lì.
Attenzione che gli prende la scia, gli prende la scia, proverà la staccata, si fa vedere negli specchietti, non prova, non prova, si rimette dietro. Guarda come esce forte, guarda come è uscito. Si è utilizzato forte, Fiore un po' pannato in questi primi giri, vediamo che prende la scia, si mette all'interno, Vivacqua, Morelli non resiste, ricordiamo che sono dello stesso team, sicuramente non... Intanto appunto, il catafratto Pino è in undicesima posizione, cioè ragazzi, è partito bene. Anche lui. Sì, molto bravo anche Pino, quindi ottima notizia, grazie Thomas. Ne fregiamo un cazzo, comunque va bene. Abbiamo Morelli adesso che prova a farsi vedere su Bivacqua, ma sta lì dietro perché molto probabilmente, avendo l'influenza e un attacco pirina nel culo, magari non è proprio in formissima e dice guarda. Esistono anche le pastiglie, Busia. Ah, sì? lui non le conosce. No, io uso le pastiglie. Però sai cos'è? Dopo qualche giorno ti fanno vedere quella... Attenzione, Castagno è uscito malissimo. Io mi sono... si è fatto sotto. Io mi sono però spostato su Sor Giacomo perché si sta accodando a San Martino. È carico. È Bivacqua, non lo vedo più, ragazzi. Attenzione Sor Giacomo, perché al tornantino potrebbe farsi Attenzione Sor Giacomo che è dietro a San Martino de Bruce. Ma intanto vedo una bandiera gialla. Rinuncia Bivacqua, veramente è uscito malissimo. È entrato bene, ma non è uscito benissimo perché aveva subito la vettura di Sor Giacomo lì davanti. E vediamo San Martino che adesso secondo me verrà insidiato pesantemente da Sor Giacomo che ci... staccata Morelli ci rimette, no, stesso errore della Super Pole, Castagna dietro Fiore e Condituri che gli succhia la coda e Sor Giacomo ha fatto di nuovo l'errore che aveva fatto in Super Pole. Morelli prova di nuovo in crisi di frenata, Sor Giacomo sì, non è messo per niente bene. È Morelli che è quello che ci ha rimesso un po' di più perché adesso è un po' distante. Però pare che l'auto sia integra. Sì, è integra quella di Morelli, sì, però sì. Era lì. Beh, importante almeno è quello. Cioè, nel senso che comunque non deve farsi il pit stop forzato. Sì, diciamo che quello che ci ha guadagnato di più in questa situazione è sicuramente Fiore, perché praticamente aveva un bel distacco da quelli davanti, adesso bene o male due piloti un po' più vicini li ha, che sono quelli di Morelli e Sor Giacomo. Castagna all'esterno su di Turi che rientra, attenzione, fra un po' piglia Ussino, anche lui è già di nuovo abbastanza vicino. Io sono nel frattempo sul duello Morelli-Sor Giacomo perché sono molto appaiati. Intanto Pino passa anche Caveri, alla prima curva è riuscito a infilarsi, però esce largo e va sui panettoni, quindi deve cedere la posizione. Sì, molto interessanti le prime fasi di questa gara. Aspetta, che mentre Morelli... Sor Giacomo è di nuovo con Morelli, Sì, perché io mi ho spostato un attimo su Bivacqua. Bivacqua anche lì. Però Morelli è convinto. Morelli è convintissimo. Sta cercando di tenere dietro Sor Giacomo in tutti i modi. E davanti anche, però siamo lì. Sì. Io adesso vorrei andare a vedere un attimino. Se dietro, per esempio, un Pino, un Taddeolini che rimontavano, sono in bagata. Diciamo che Taddeolini è quello che alla fine ha rimontato di meno perché ancora in 17esima posizione. Ha fatto il drive through. Già, scusatemi, è vero, perdono. Intanto Bivacqua e attenzione, Bivacqua attaccato a San Martino, lotta per il primo posto, la cosa più importante che ci sia, lotta per il primo posto, vediamo se Bivacqua attende oppure sferra l'attacco, immediatamente si butta dentro San Martino all'esterno, lascia lo spazio giustamente e Bivacqua allarga un po' troppo e costringe San Martino a farla un bel San Martino ha un setup comunque molto scarico. Attenzione, San Martino si fa rivedere. Non è un punto dove io attaccherei la curva 3, detto sinceramente. Si può. È una staccata forte comunque. Ma devi essere a pari a meno prima di iniziare la frenata. Vabbè, con queste GP2 sicuramente non è... Bivacqua sembra averne davvero tanto. Giro veloce, rimontone, adesso Bivacqua sta già allungando su San Martino. Nel frattempo però c'è anche Ursino che si è messo alle costole di Fiore. Morelli e Sor Giacomo si sono calmati un attimino. Sor Giacomo penso stia cercando di recuperare un po' il ritmo dopo l'errore.
Ursine lì, Ursine lì. Abbiamo perso Busia? No, no, sto scrivendo in chat. Se è uscito forte Ursino o lentissimo. No, è uscito, benissimo Ursino. Attenzione, attenzione. Fiore che comunque riesce a fare quella cosa che poche volte riesce, cioè trovare la linea che dà fastidio senza muoversi. Però Fiore è troppo Ursino bravo. È fin troppo infilato. Bravo Fiore a cedere la posizione. Tanti mi apro. La diretta si è molto lenta di colpo. Ragazzi, se main voice molto... No, main voice ha avuto un attimo di defiance, chiedo venia, come sempre, e soltanto per chi mi ama, no scherzo, dai. Torniamo a sparare le nostre cazzate, dai, che ogni tanto fa bene, la gente si diverte. Bravissimo. La cosa che mi ha stupito di più da Morelli. La cosa che mi ha stupito di più che adesso, attualmente, sto... notando una certa intanto scusa, se vogliamo spostarci un attimo anche sulle retrovie, visto che ci sta più c'è Morelli attaccato a Fiore, poi Fiore è riuscito a passare a Morelli, quindi sicuramente Morelli mo dirà lo dice proprio così Busia? Sì. Tanto c'è Di Vico che riesce a superare Z e si butta alla caccia di schiavo. Fino che dopo Ramontone si è fermato in 9 adesso. Attenzione, perché comunque Morelli non riesce, sta male, ragazzi. Molto probabilmente l'influenza sta avendo la meglio. Mi dispiace per Riccardo. Mi dispiace. Tanto Sor Giacomo niente la fa, non ce la fa. Nel frattempo sono triste perché Rosmarino è in 21esima posizione. Tu sei triste? Io andrei su Pino, Ciacci e Caverio, che sono molto molto vicino. Molto vicino. Diciamo che più Pino su Ciacci, ecco Pino che però sbaglia. E adesso si ritrova le calcagne a Caverio, che infatti non vede l'ora. Di Vico, 15esima posizione, vede l'ora. Di Vico lo schiavo. Sono lì vicini e Di Vico proverà l'attacco al tornantino. Però siamo più indietro. Pino e Caverio se la giocano per una posizione un po' più nobile, 9-10. Quindi starei. Vi comunico che Di Vico ha preso la posizione. Di Vico passato, sì, l'ho inquadrato. E Tabiolini è alle prese in 17esima con Z. Ha provato l'attacco, ma non c'è riuscito. Adesso ci riproverà. Intanto l'Heineken ci abbandona. No, ecco. Una cosa che non... Vedete che si difende ma esce largo e Tabiolini riesce a prendere la posizione. Pavro è fermo ai box. Io sono un attimo fermo su Pino nel caso, appunto, vedere come evolveva la situazione. Bivacqua intanto ha detto ciao, io vado, voi fate quello che volete. Sì. Bivacqua ha detto proprio... Te saluti! Ha detto proprio, ma ti saluto, sai, no? Così. Sì. Capito, no? Porca mucca, ragazzi, mi dispiace. Tanto stavo Persani io adesso... Castagna, scusa, aspetta, c'è ancora Morelli e Fiore che sono appiccicati alla prima curva. Attenzione, perché io adesso mi sto guardando un attimino i tempi, giusto perché voglio poi informarvi sono cose molto interessanti, perché poi alla fin fine guarda che San Martino secondo me ha fatto 2 o 3 errorini che l'hanno... Scusami, ma Castagna si è difeso da un attacco all'esterno di Terzani che adesso in 13esima posizione, sono lì che si spingono a vicenda, bello. Morelli perde tantissimo nell'uscita dalla curva 6 7 6
La doppia sinistra, la doppia sinistra. Perde tanto lì, perché passa tutto il giro a stare in coda a fiore. Certo. Proprio in coda. Poi dopo, all'uscita di quella curva lì, perde quei tre decimi e gli impediscono poi l'attacco alla fine del rettilineo principale. Vediamo Ursino che ha abbandonato. Vediamo Morelli su Fiore. Morelli passa Fiore alla seconda curva. Attaccata impetuosa. Attenzione, perché Fiore non rinuncia, si riaffianca la curva 3. Guarda Morelli che staccatona. Cosa gli ha tirato? Grande Morelli. Cosa gli ha tirato? Attenzione. Adesso vediamo, sarà interessante vedere l'uscita della curva 5. Allora, io mi sto adesso facendo... No, non c'è niente da fare. Bivacqua ha ormai ottenuto il suo passo, eh. Ha preso il suo passo. Sta andando via. San Guarda Martino. Fiore, come... Attenzione! Madonnina santissima! Fiore vuole la terza posizione, ma Morelli gli dice... Io rimarrei infatti un attimo qua perché... Sono i ferri corti o i corti ferri? E dietro nel frattempo arriva anche Sor Giacomo, eh? Sì, è lì che ne approfitta. Tanto Pino settima posizione. Adesso sarà le prese con Z tra poco con il doppiaggio. Sbavata di Sor Giacomo in uscita da curva 1. Poi si avvicina. Tanto un po' che Fiore dentro, ok, sono tornato perché mi sono aggiornato un po' sui tempi. Alla fin fine non c'è nessuno che sta facendo proprio la differenza, a livello cronometrico. Fiore stavolta è passato, Sor Giacomo però che prima aveva tamponato Morelli leggermente, infatti Sor Giacomo non ha riportato grandi danni, anzi quasi un cazzerrimo, praticamente adesso si ritrova di nuovo dietro a Morelli, molto vicino, e dietro Morelli c'è anche un Dituri che si comporta sempre molto bene. Attenzione, Morelli è uscito fortissimo dall'ultima curva. Madonna, guarda come è uscito. Sì, Fiore è uscito male e lui è uscito benissimo. E tre decimi gli ha mangiato, e tre decimi è uscito dall'ultima curva. Ma te l'ho detto che si fa. Morelli, grande azione di Morelli. Hai visto come gli è rimasto attaccato in quella curva che è complicatissima. E adesso Morelli ci prova. Fiore non difende la posizione. Morelli va all'interno. Forse prova la staccata all'interno, però Fiore prova l'incrocio, ma niente, Sor Giacomo ha detto quasi mi ci metto pure io. Quasi mi ci mette pure io. Fiore Sor Giacomo che prova il doppio attacco, Morelli all'esterno, Fiore non sa dove andare e Morelli si gira, purtroppo si è girato. No, ma come è successo? Ha esagerato sulla staccata, è entrato un po' troppo pinzato. Perché volevo andarmelo a rivedere, perché intanto Mizzica. Sì. Eccolo qua, sta guardando il replay. Ci ha rimesso anche di Turi un po'. Tanto un crash molto strano di Ursino. Non sappiamo se è ci ha abbandonato in pista. Non so se è un crash in pista o una disconnessione, un lag eccessivo. Attenzione però, perché Sor Giacomo. Sor Giacomo è lì e vuole andare lì, a parlare con Fiore. Sì, Sor Giacomo alla fine. Che vuoi dirgli? Guarda che poi mi sono dimenticato di dire una cosa. Marco, ti ricordi l'altra sera? Sono vicini. Comunque sì, ci comunicano che per Ursino è stato Nel frattempo Caverio ha guadagnato l'ottava posizione. Sor Giacomo che continua a stare dietro a Fiore e tenta. Sor Giacomo a qualche secondo me non ha trovato proprio il setup giusto sulla staccata, è sempre molto lento. Sì, sicuramente più tranquillo e di Turi dietro e anche Fiore, perché poi alla fin fine Fiore non gira su dei tempi proprio brutti, non è che proprio, però io non gira sui tempi brutti?
Fiore, non tiro su dei tempi, non è malaccio, però Sor Giacomo dipende se azzecca il giro. Azzecca il giro va forte. Però, attenzione, guarda come esce Sor Giacomo. Guarda come esce molto più forte, la fa scorrere molto di più in quella prima curva e fa bene. Bravo, bravo Matteo. Esce dalla scia Fiore, non si difende e Sor Giacomo sicuramente tenterà la staccata. Vediamo un po' se Fiore prova l'incrocio, no, rimane esterno e non ce la fa. Uscito fortissimo Fiore, cioè. Rimane esterno e Sor Giacomo non riesce a sopravanzarlo. E Di Tour intanto ringrazia perché dice: io mi avvicino. Chian. Esatto. Attenzione, Sor Giacomo è veramente veramente aggressivo in staccata. Sì, è un set veramente bastardo, perché la sua macchina è molto nervosa, veramente tanto tanto, sì sì. Ora mi spiego anche... Attenzione, Di Vico su Castagna 12-13, Di Vico sull'erba tocca Castagna, che però riesce a rimanere in pista. Fortunatamente non è successo niente, 12-13 così, 12-13. Ci sono. Di Vico penso che magari ne abbia... qualcosina in più, forse sì. Errore di Castagna e Di Vico passa. Perché Castagna è in moto e Di Vico in macchina. Bacchettatini. Intanto, chi era davanti con la macchina rosa? Chi era? Zeta? Efrem Zeta? Sì, è lui. Mamma mia, con la macchina rosa, ragazzi. Attenzione, Di Tour in quarto. Ci siamo persi l'errore di Sor Giacomo nel commentare. Oh, porcaccia, vedi? Ti chiedono di andare dietro, noi andiamo dietro e succede qualcosa davanti. No, sei tu che chiedono che chiedi di andare dietro, ho sempre stato in posizione di testa. Lo so, è Bosia e predilige star davanti, io no. Allora, intanto Di Tour, vedi che passi in passetto. Allora, andiamo a vedere, analizzare bene. Di Tour ha un passo migliore di Fiore, ragazzi, vi do sta notizia. Io tifo, ovviamente. È molto Fiore, quello che ha Fiore è che di un costante, non è velocissimo, ma è molto molto costante. Io vorrei capire però cosa è successo in partenza a Rosmarino. È un casino sicuro, me lo sono perso sinceramente. Vabbè, attenzione però, perché Pino su Morelli, quinta e sesta posizione. Pino, glielo ho detto l'altra sera in TS, sei bravo, sei veloce, tutto quello che è, ma è di un'incostanza. Intanto attenzione, Lezio si gira in mezzo alla curva 3 e rischia di danneggiare San Martino, che riesce. Cos'è, 26esima posizione, intanto... 20. Intanto sì, Morelli arriva un po' lungo alla seconda staccata. Pino prende la scia interno da paura. Prettissimo, Pino. No. Però lì ha fatto un errorino Pino, è rimasto veramente troppo interno e Morelli non poteva vederlo. Lì Morelli poi ha chiuso la porta e c'era la macchina di Pino. Intanto bivacco a bestlato 1.13 netto. Tanto per gradire la sua prima posizione, nonché prima posizione. Allora, intanto mancano 10 minuti alla fine di gara 1. Mancano 10 minuti, ma se non finisce più sta gara, ragazzi. Io mi assento un secondo, arrivo subito. E va, io nel frattempo invece vado su Fiore Di Tour, perché Di Tour 4-4 è a mezzo secondo da Fianzi. Guarda, è vicino. Di Tour prova a prendere la scia. Fiore che non si difende. Come sempre, Di Tour non prova la staccata, no, non affonda. Fiore lascia lo spazio interno, giustamente, però le posizioni rimangono invariate, anzi, in questa accelerazione Fiore ha rimesso qualche metrino. Sì, perché ha dovuto recuperare Di Tour, insomma. Però, ecco, ruote fumanti per Fiore, chissà, questi due se ci fanno divertire, proprio lotta per il podio, Qua c'è la medaglia di bronzo, la medaglia di legno in palio. Bivacqua 1.12.7. Adesso la macchina scarica, le macchine vanno molto. Hanno un doppiato, attenzione. Intanto Lezio si fa da parte. Mamma mia. Brutto di brutto.
che adesso Di Turi è uscito molto bene, perché Di Turi qui deve preparare bene in... ecco, attenzione, attenzione, sono tornato. Dove siamo? Ciao. E sempre su Fiori che ci riprova, ecco il replay della staccata di prima. Fiore sembra esterno, Di Turi si gira. Ah, mamma mia, Di Turi deve sbrigarsi, perché adesso arriveranno sicuramente anche Morelli e Pino. Ci hanno tutti un po' un conflitto di interesse con sto posteriore in staccata, eh? Vero? Sì, sì. Intanto il buon Stagno, che non saluto, scherzo ovviamente, ci avverte che il Paolo Taddeolini, se la gara dovesse finire in questo momento, vabbè che mancano 8 minuti e da quello davanti, esatto, che da quello davanti ci sono ben 4 secondi, però in questo caso il Taddeolini partirebbe senior, il Taddeolini senior partirebbe in pole in gara 2. Grazie, ringrazio sì. Sempre il pubblico perché ci supporta, spettatori. Sì, ci sono i supporter e i romporter. Allora, niente. Era un complimento veramente, davvero. Non volevo prenderti per il culo, Stagno Pirla. Intanto io sono Pino, su Morelli sempre, perché... infatti intanto Pino non riesce. Morelli sta facendo veramente quello che può, stampa un buon 13-9 ed è molto costante. Pino sembra averne qualcosa in più, ma non riesce a concretizzare. Mi dispiace un po' per Pino, che comunque è molto veloce, cioè sono contento per Morelli e mi dispiace un po' per Pino. Fosse a parti inverse sarebbe la stessa cosa, ecco. Quindi come dire che non te ne frega niente di entrambi. Non me ne frega un cazzo di tutti e due. Stiamo parlando di Bosia. Ecco, esatto. No, nel senso che comunque alla fin fine potrebbe essere una buona battaglia per tutte e due, nel senso che alla fin fine un quinto e un sesto posto. Attenzione, Morelli, con tutti e due larghi Morelli esce peggio e Pino ne può approfittare, infatti ne approfitta, è già a fianco e già davanti. Non dovrebbe essere un grosso problema. Ma Pino sta troppo interno. Morelli rischia di non vederlo, mamma mia, bravo sacco. Morelli rimane esterno. Morelli rimane esterno e guarda come gli esce bene. Quindi Morelli può tranquillamente. Morelli qua stacca fortissimo. Sì, alla 3 Morelli stacca. Attenzione, Morelli va all'esterno, forte. Bravissimo. Mamma Pino, bravissimo. Dentro, Riccardo mamma Pino sta dentro. Resiste Morelli all'esterno. È passato. Bravissimo. E Pino molto correttamente gli ha lasciato lo spazio all'esterno. Grandi questi due piloti che ci stanno facendo divertire in questi ultimi 5 minuti. Bravi, belle bagarre. Continuate così, sennò poi ci annoiamo. Esatto, bello. Vedi che comunque secondo me c'è un errore da parte di Pino nello stare troppo interno quando deve difendere o quando deve magari superare, mentre invece Morelli gioca un pochettino più di astuzia, bravura, magari anche esperienza, perché è da più tempo che è guida e giustamente prevale sull'alfiere dell'Heavy Bulls. Ti è piaciuta sta guarda, all'interno ci prova Morelli, lascia lo spazio, però guarda come esce bene Morelli, che controllo, che comunque Pino ha fatto un gran controllo sì perché comunque non ha perso troppo. Morelli ha dovuto mollare il gas, però adesso di nuovo in scia arriviamo a questo tornante l'epico. Attenzione, Pino all'interno, Morelli all'esterno, ci prova di nuovo, gira esterno, Morelli non ce la fa, questa volta rimane dietro a Pino, però adesso vediamo se Pino ci casca di nuovo all'interno. Attenzione, rimane esterno Morelli, no, si fa soltanto vedere lungo, e Pino arriva leggermente lungo e Morelli gioca si è fatto prendere dalla foga di Dargato. No, attenzione che arriva Terzani, Morelli rischia di perdere la posizione su Terzani. Carino. e la perde su Terzani. Ah, è vero, perché no, giusto. Intanto Taddeolini ottavo,
Intanto Taddeolini ottavo, perché Taddeolini ha commesso un errore. Caveri che è dodicesimo. Sì, Caveri deve essere successo qualcosa, perché era ha fatto il gambero e viene superato adesso da Divico. No, Caveri in croce. Io andrei su undicesima e dodicesima, che sono molto interessanti come posizioni, sono forse le più interessanti. Attenzione, perché qua Caverio e Divico ci possono far divertire. Tutti gli altri distacchi, bene o male, sono abbastanza gelati, quindi sicuramente queste sono le posizioni più incerte. Per Caverio, perché poteva partire davanti in gara 2, invece deve venire. Allora, aspetta. Castagna all'ultimo giro ha fatto 15-1. Castagna che adesso arriva lungo in uscita dalla prima curva a Ocio. E ma Caveri ha fatto un erroraccio in questo giro, 1.31, se no gira sul 14.17.15.0, quindi più o meno si equivale al passo di Castagna, o Castagna fa un errore, se no Caverio partirà al palo. Tanto bivacco, giro veloce uno dietro l'altro, adesso un 12.7.50. Ristampa, sì, si era un attimino riposato, adesso c'ha, no vabbè, 7.50 l'ha fatto un bel po' di tempo fa, 5 giri fa. A 5 minuti dalla fine ciccio non è tanto. No, adesso vediamo che appunto stavo guardando che Bosia stasera ha deciso che deve dar contro tutti e solo lui ha la verità in tasca, quindi... Oh ragazzi, notiziona, di voi Divico non ne ha più. Caverio va via, ragazzi. Ottimo il comportamento sia della sua vettura e anche della guida di Massimo. San Martino veramente sfortunato stasera, perché si è trovato un altro doppiato di traverso in mezzo e l'ha evitato. La madonna, mamma mia. Intanto Taddeolini, Morelli senza alettone. Viene passato e aveva l'alettone qua. Poi è successo che cosa? Sto guardando. Perché qua ce l'aveva. Dov'è Morelli? Ah, è successo. Rimbalzato sul cordolo interno. Sì. Gli ha puntato sul cordolo esterno, panettone muro. Già. Brutto. Colpo di scena. Attenzione. Vabbè che ha 12 secondi di vantaggio su Castagna, quindi forse ce la fa. Dipende se deve fare un altro giro. No, Castagna ancora lì. Cioè è già lì Castagna. Sì, è vero, hai ragione, scusami. Un minuto, sì, mi sa che ci sarà ancora un potrebbe giro da dover farcela fare. Anche Morelli perde Morelli, sì. E anche Caverio, penso che anche Caverio riuscì. Sì. Che brutta per Morelli. E quindi che deve Caverio, anche... Caverio potrebbe partire al palo. Attenzione che Morelli cerca di andare al box. Un minuto dalla fine. Non gli rimane da fare che... porca vacca. Un protagonista di inizio gara. Che poi però purtroppo... Morelli ha perso addirittura il giro su bivacqua. Terza quarta di Turi Pino. Si prospetta un ultimo giro eccitante di Turi, molle, fa passare Pino. Di Turi ha un sostay box, non capisco, sta chiamando i box. Sarà senza benzina? No! Sarà senza benzina? Ragazzi. No! Io Pino ha sverniciato in maniera paurosa di Turi, ragazzi. Ho l'impressione che di Turi sia senza benzina, ragazzi. Di Turi entra al box, ragazzi. All'ultimo giro? Urca vacca, ragazzi, che colpaccio! Cos'è successo? Ai, mi sa benza, guarda. Ma non riusciva a tagliare il traguardo? Non c'è ancora un giro. Non ci posso credere, adesso seguendo di Turi, ma mi puzza di benzina. E Paolo Taddeolini passa in quindi sesta posizione. Alla fine degli ultimi di chi partiva ultimo sono andati tutti bene, nel senso che tranne Ursino e Di ragazzi, Dico, di Turi non è arrivato alla piazzola box, motore spento. No, non è arrivato alla piazzola. Non ci credo. Perdonatemi, vince bivacqua. Sta arrivando adesso. No, di Turi è al pit di Turi. Sembrava non si fosse fermato, però motore spento.
molto strana questa cosa. È riuscito a accenderla. San Martino secondo, bravissimo, del Pulse Motorsport. Marco Fiore arriva adesso poc'anzi o pocherrimo. Marco Fiore terza posizione e subito più o meno, comunque ha fatto una buonissima gara anche lui. Pino, DNF di Turi, ragazzi, DNF di Turi. No, di Turi era uscito dai box e penso abbia premuto ESC convinto di aver finito la gara. Eh beh, tanto in realtà è parte decimo, parte che culo gli va pure bene, sì, parte sì, a palo. Sì. No, perché in realtà hanno tagliato già tutti il traguardo, quelli dietro di lui. Taddeolini sesto, Fileri settimo, ottavo Castagna e nono Caverio, con decimo appunto il Di Turi, di cui abbiamo tanto parlato. Ragazzi, Di Turi che finisce la benzina a un giro dal traguardo. Queste qua sono quelle cose che un TM non vorrebbe mai vedere. Sì, sono delle battute d'arresto che poi ti fanno girare i maroni in una maniera. Lo dà come DNF, però penso sì, no, è comunque sì, decimo. Sì. È comunque decimo. Sì, sì. Comunque decimo. E vabbè. Buono. Quindi recapitolando, abbiamo bravissimo. Vittoria di Bivacco, esatto. Fantastico. Sì, complimenti sì. A Bivacco. Bivacco, San Martino, Fiore, il podio. Ottima, quindi la gara di sia Bivacco. E che comunque Pino, che gli Heavy Bulls che sulla carta doveva essere una gara faticosa per loro, abbiamo un terzo, un quarto e un sesto posto. Sì, però sai cosa ti dico? Che comunque io faccio i miei complimenti sia a Bivacqua che a Pino che a Taddeolini, che sono arrivati rispettivamente primo, terzo e sesto, perché comunque ricordiamo che insieme a Di Vico e a Ursino partivano in fondo questi qua, ragazzi. Cioè, Bivacqua non è che partiva in fondo, era retrocesso di 10 posizioni per taglio in Super Bowl. Però ragazzi, ottima gara di comunque sì, confermo piloti. Che Di Turi ha finito la benzina. Turkavac, benissimo. Bene. Io ero contento prima che non avevo il JIT che funzionava, adesso mi rifunziona e sicuramente non vedrò più una beata minchia. No, non si vede niente col JIT, te lo confermo. È uno schifo. No, adesso è già andato via, perfetto, quindi non ce l'ho più. Che figo. Boh, dai, vi lasciamo per 5 minuti di pausa e torneremo tra pochérrimo. Bene, ciao, a dopo.